la città capitale italiana della cultura per il 2022 è Procida. E la motivazione parla da sola. Il contesto di sostegni locali, regionali, pubblici e privati ben strutturato, la dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria, la dimensione laboratoriale che comprende aspetti sociali e diffusione tecnologica e delle isole tirreniche, ma è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee. Il progetto potrebbe determinare, grazie alla combinazione di questi fattori, un'autentica discontinuità nel territorio e rappresentare un modello per i processi sostenibili di sviluppo a base culturale delle realtà isolane e costiere del paese. Il progetto è inoltre capace di trasmettere un messaggio poetico, una visione della cultura che dalla piccola realtà dell'isola si estende come un augurio per tutti noi. Procida è capitale italiana della cultura per il 2022. Ad annunciarlo questa mattina il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini. È stata proclamata da una giuria presieduta dal professor Stefano Baia Curioni, dopo l'esame dei 10 progetti presentati alle città candidate. La premiazione ufficiale si è svolta, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, per via telematica. Anche il nome della città vincitrice è stato comunicato al ministro tramite WhatsApp. Le finaliste erano, oltre a Procida, Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Pieve di Soligo, Taranto, Trapani, Verbania Lago Maggiore e Volterra. Entusiasmo sull'isola immediatamente dopo l'annuncio, un'euforia che trasmette anche il sindaco, incredulo, nel commentare l'importante traguardo. Penso che Procida possa essere considerata una metafora di tanti luoghi, di tante amministrazioni, di tante comunità che hanno riscoperto l'entusiasmo e l'orgoglio per i loro territori e che con questo titolo vogliono costruire un riscatto importante per le proprie terre. Siamo onorati, facciamo i complimenti a tutte le altre città di cui pure abbiamo visto i dossier, abbiamo studiato le loro proposte culturali e come la cultura per noi e per loro possa essere uno straordinario detonatore del piano strategico di rilancio. Vi ringraziamo per questa enorme opportunità storica per un piccolo comune, per una piccola isola che senz'altro coglieremo lavorando sodo per rendere orgogliosa l'Italia di questa bella scelta. Grazie Ministro! È la prima volta che un'isola minore ottiene un simile riconoscimento. A convincere il piano culturale presentato, ma anche e soprattutto la volontà di rivalutare piccole realtà, spesso tesori dimenticati del nostro paese.